Stelle, durante le veglie, brillano più lucenti e più forte il Fin da bambino sentivo che la vita era più interessante in relazione e lo si vede anche qui in questa immagine, dove ho scritto un pensierino quando eh, a scuola mi facevano riflettere su questi momenti. E ho scritto che facevo mille cose: suonavo la fisarmonica, recitavo, dicevo poesie. Ma la cosa che mi colpisce di più è quella frase che dice sono contento perché mi piaceva. Essere in relazione, fare quello che non si vedeva fondamentalmente. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripete il piccolo principe, l'essenziale è visibile al sentire, possiamo dire oggi. E poi questa domanda: ma dove trovi il tempo? Io facevo mille cose, non riuscivo a star fermo, e mi ricordo che rispondevo sempre così: non è il tempo, è l'energia. Perché pensiamoci, quando stiamo bene, quando stiamo con qualcuno che ci fa star bene, l'energia si moltiplica e il tempo trascorre. C'è chi parla di spazio-tempo. E quando invece facciamo qualcosa che non ci piace, la nostra energia si esaurisce e quindi il tempo effettivamente dipende dall'energia. Negli anni, poi scrivevo nel mio curriculum vitae, proprio per cercare un lavoro, un po' tutto, che ero ingegnere informatico, che avevo studiato al conservatorio, facevo composizione, ero appassionato di cosmologia, facevo viaggi in Africa <ride> e, e un giorno mi arrivò la domanda, me la meritavo. Ma tu sei ingegnere o musicista? mi chiese un capo azienda a questo colloquio di lavoro e mi colpì molto in quel momento quel sei. Infatti io risposi distinto di pancia, non lo so, sono io. Sono entrambe le cose. Perché? Perché sempre di più siamo definiti in una scatola. Sempre di più il nostro titolo, il nostro lavoro è un po' come una scatolina perfetta. L'ingegnere, il musicista, il direttore d'orchestra, il direttore marketing. Però nella scatola l'uomo muore perché l'essere umano ha bisogno di uscire dalla scatola, di incontrare l'altro, di essere in relazione con l'altro. E infatti oggi, oltre che a una crisi energetica del pianeta, ci troviamo di fronte a una vera e propria crisi dell'essere umani, una crisi energetica, perché l'energia, lo, lo vedevamo prima, si riduce quando siamo inscatolati. E in questo momento storico c'è un'altra relazione che si sta creando, quella con le intelligenze artificiali. E sempre qui ci piace distinguerci. Ci piace creare una sintesi, ci piace dire cosa va bene e cosa non va bene. Io penso che l'intelligenza umana abbia una grandissima capacità, che è quella di essere sensibile. Quindi, possiamo oggi definirla intelligenza sensibile e a questa capacità possiamo dare una responsabilità, quella di essere in unione, di cercare un'unione, non quello che ci divide. Quindi, come facciamo in modo che le intelligenze artificiali possano effettivamente essere uno strumento che sia al servizio dell'uomo e non di cui siamo asserviti, di cui siamo assoggettati. Sono le aziende, secondo voi, a gestire le risorse umane o sono le persone a gestire le risorse aziendali? Ecco perché possiamo iniziare a parlare di sensibilità umane e non di risorse umane, perché le risorse è qualcosa da spremere, qualcosa da esaurire mentre la sensibilità è qualcosa da rigenerare. La mia proposta è di una leadership sensibile, una nuova strada. In effetti pensateci, il leader può stare in fondo alla, alla fila, eppure tutti gli altri lungo eh, il percorso sentono questa, questa cosa, sentono questa energia, sono uniti, sono connessi. Non serve essere all'inizio, non serve avere un modo di un determinato tipo, serve armonizzarsi, sentire in un determinato modo. E voglio provare a farlo con voi. Mi sto prendendo un rischio altissimo e sto condividendo però una responsabilità. Provate a sedervi un po' diciamo eh, sulla sedia o se volete anche in piedi, perché adesso proviamo a fare veramente una cosa insieme. Chiedo alla regia di accendere le luci in sala. Allora potete dire qualsiasi vocale che volete e insieme possiamo provare a creare un'armonia, a lasciarci guidare da questo suono che verrà da ognuno di voi. Basta semplicemente lasciarsi andare. E provare a dire una U, una O, una E, una I, più forte, più piano. Proviamo? Proviamo? <totipo> uh, 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 oh, oh. Bene, vai! Uh, 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 uh. Andiamo. Possiamo abbassare le luci? Quello che abbiamo vissuto adesso è stato un momento non di transizione, ma trasformativo. Io ho i brividi, veramente, e perché è questo quello che possiamo far accadere anche nel lavoro. Possiamo cominciare a dire: perché non sentirsi in paradiso nel lavoro? Lo so che sembra un'utopia, ma mi ha sempre affascinato questa ricerca delle parole. E io credevo da piccolo che universo significasse proprio verso l'unione, cioè indirizzati verso l'unione, non separati come fanno le macchine 0 o 1, ma uniti, come ci siamo uniti adesso. E, e come si fa? Si fa partendo da una frequenza, si fa partendo dalla frequenza dell'ascolto relazionale, un ascolto che non, sempre, non è semplicemente attivo, perché l'ascolto è attivo per definizione, ma è un ascolto che va verso l'altro. Io mi interesso a te, ti chiedo come stai, vengo verso di te. E non è una cosa che succede spesso, interessarsi. Infatti si parla tanto di insegnamento, lasciare il segno, si parla altrettanto di formazione, di formare, mentre possiamo educarci, extucere, illuminarci. E poi l'energia. Se non c'era lo spazio, oggi in questo teatro non avremmo sentito la musica, non avremmo sentito le voci, non avremmo sentito le storie. Quindi l'energia significa anche dare spazio all'altro, non riempire tutto, perché se io riempio tutto e metto un seme difficilmente quello nascerà. E da ultimo le connessioni, che significa proprio sentire insieme, essere insieme, mettersi in una condizione del non dare istruzioni, ma condividere intenzioni. Io l'ho imparato tante volte, anche oggi, e qui ero in Africa quando mi avevano dato due compiti. Il primo era di montare dei parafulmini, <ride> dice tu fai l'ingegnere informatico, monta i parafulmini. E il secondo era eh, di fare un coro con i bambini, e dice, tu sei musicista, fai il coro. E io li ho falliti entrambi perché facevamo le riunioni per montare i parafulmini e tutte le sere si parlava in dialetto africano io non capivo, chiedevo al capovillaggio "Ma cos'è che vi dite tutte le sere e i parafulmini non li stiamo montando?" Non so, mi rispondeva cose che non riuscivo a capire. E dopodiché io iniziai a vedere che effettivamente tutte le sere c'era questo movimento e dico "Ma perché vi trovate?" E lui mi rispose "Per stare insieme". Quando montammo i parafulmini fu bellissimo, perché c'era stato tutto quel, quell'essere insieme, quello stare insieme, che non era semplicemente svolgere un compito, ma era proprio dare senso a quello che si fa. E con il coro uguale. Io ero partito, dicevo, ah, io sono musicista, ho fatto il conservatorio, dirigo già Cory Gospel, eh, ho diretto anche con Gianni Morandi. No. Pensavo che il suono fosse la frequenza con cui intonare quel coro, ma in Africa non c'è un sistema tonale, c'è un sistema ritmico. Quindi ho dovuto cambiare la modalità e imparare dai bambini come creare quel coro. E ho imparato tantissimo. Ho imparato a uscire dagli schemi, ad uscire dalla scatola, a risolvere questa crisi energetica. Quindi la leadership sensibile. Voglio dirvi che è sentire con l'altro, insieme all'altro, dove l'altro non è accessorio, non è lì e quindi noi possiamo essere in un determinato modo verso di lui o verso di lei, ma siamo proprio insieme perché gli abbiamo dato spazio, gli abbiamo dato una frequenza e gli abbiamo dato un'energia e siamo connessi. Quindi il leader sensibile non ha quasi mai ragione, perché va alla ricerca della verità, perché ha una postura verso la verità, perché non sa quello che succederà. Se io programmo una macchina da ingegnere so che... Succederà probabilmente quello che ho programmato, mentre quando incontro le persone non lo so quello che accadrà. E quindi la sensibilità è questa porta verso la nostra coscienza, verso la nostra autocoscienza. È una porta bellissima che ci fa intravedere il paradiso. In questa immagine che ho scoperto essere qui vicino alla Biblioteca Marciana a Venezia, Beatrice... Con una mano indica il sole e con l'altra lo fa scivolare verso Dante, perché Dante ha potuto scrivere quel paradiso che è la Divina Commedia proprio uscendo fuori da sé verso l'amore di Bice, che conobbe a nove anni, e, e dice questa cosa che leggo perché il sommo poeta. Va a letto così la mia memoria si ricorda che ho feci riguardandone begli occhi, onde a pigliarmi fece amor la corda. Sentite due volte la parola ricorda. Il ricordo è il ritornare al cuore. Fare un viaggio non è un sentire del cervello, ma è un sentire in modo complesso, un sentire in modo unito. È questo quello che ci dobbiamo curare ed è questo che forse ci collega di più agli altri esseri umani alla natura, alla tecnologia, ci unisce con una porta verso il paradiso. Grazie.